e ricchi. Si chiama Atlantis, la nuova meraviglia di Dubai, un hotel da mille e una notte, oltre 1500 camere, realizzato su un'isola artificiale a forma di palma, un parco acquatico con 65.000 pesci, un delfinario, mega scivoli per grandi e piccini. All'interno, atmosfere d'oriente, candele e lusso sfrenato, una suite di 900 metri quadrati per 18.500 euro a notte e altre due da 5.900 euro con una vista incredibile sugli acquari. Tre stanze da letto ciascuna, tre bagni e un salotto con tanto di tavolo decorato in oro. Ma per chi non potrà permettersi un tale sborso, restano i 300 euro a notte delle camere standard e la possibilità di ammirare, non per niente si chiama Atlantis, queste rovine sotto l'acqua della piscina o di pranzare in uno dei 17 ristoranti o ancora di fare shopping nelle boutique delle griff più glamour della moda internazionale. Ma questo mega hotel non è piaciuto a tutti. Gli ambientalisti hanno duramente criticato la costruzione dell'isola artificiale su cui sorge il resort, che sostengono ha seriamente danneggiato la barriera corallina, senza considerare che per portare qui i delfini che incanteranno i turisti, gli animali hanno dovuto sopportare un estenuante viaggio in aereo durato ben 30 ore.